Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo, puntata che sarà su un altro retro gaming, infatti sarà l'ultimo della serie, di serie spara tutto e altro, e comunque domani sarà Capodanno, quindi ci sarà la live come promessa riguardante il Capodanno. Fino a mezzanotte staremo con voi e praticamente festeggeremo insieme il nuovo anno. Allora, quest'oggi parleremo di Quake, un videogioco del 1996, bellissimo anche questo, un altro della serie Sparatutto 3D, ed è un po' una versione di DOM vs Wolfenstein 3D messa insieme. Il peso di questo file è di circa 21 mega, zippato, però di solito richiede su disco 50 MB, infatti mi pare che veniva dato con un CD, qualcosa del genere, però adesso non mi ricordo anche perché è passato veramente tanto tempo e non ho neanche più il CD originale, sempre in inglese ovviamente, perché prima non esisteva molto le versioni in italiano. Allora, andiamo a montare la versione, quindi scegliamo Quake, ok. Allora, praticamente adesso non mi riesce a trovare la VESA compatibile, c'è un problema con l'audio, vedo, quindi non ci sarà audio, press NK, perfetto. Allora, anche se l'audio c'è, non so perché dice che non c'era, però adesso c'è. Come vedete è già migliorato molto il 3D dal 1993 quando è uscito DOM, al 1996 è veramente migliorato di molto. Come vedete possiamo customizzare anche la video option, cioè praticamente possiamo customizzare il tutto anche con addirittura qualità già migliori del, diciamo, dell'HD, quasi full cioè HD praticamente abbiamo in 4/3, però come possiamo vedere ha veramente tantissimo tantissime funzioni. Possiamo anche settare lo screen size, che praticamente è il sotto, però va bene. Adesso partiamo un secondo col new game. Allora, ok, partiamo. Allora, come vedete è proprio come un DOM in 3D. Cioè praticamente è un po' una sorta di DOM in 3D. Dobbiamo seguire, credo. This is the first episode. Allora, credo che dobbiamo andare. Ah, appunto, dobbiamo andare qua. E adesso ci troviamo all'interno di una sorta di. Come vedete è molto, ma molto fighissimo. Ma chi è che aspetta? Giochiamo a colpisci il bersaglio. Ok, proviamo ad andare di qui. Vediamo dove si va. Ah, è una. Cioè, già 2 secondi che sono qui. Già ho trovato una secret area. Incredibile. Oh. Andiamo di qua. Io sento un rumore. Ah, qua da dove sono arrivato. Quindi di qua dobbiamo andare. Andiamo di qui. No, di qua non va niente. Come vedete però sotto ci abbiamo il tempo, quindi abbiamo un tempo preciso da raggiungere prima che crepo. Come, le immagini sono veramente un po' già più migliori, sembrano più anche zombie questi qua. Però è veramente bellissimo come gioco. E soprattutto quanti ricordi anche su questo gioco. Anzi no, ragazzi, ho sbagliato. Quello è. Ho sbagliato, ragazzi. Questi sono i metri che ho ancora. Credo all'arrivo. Ho trovato un qualcosa. Là. Buono, ho trovato un'arma che mi può piacere. Allora, noi dobbiamo andare, credo, di qua.
No, non dobbiamo andare di qua perché vedo che non succede niente. Andiamo di qui. Proseguiamo per la retta via come stavamo andando prima. Andiamo di qua. Vai. Porca vacca. Ho sbagliato. Sono appena morto. Ho sbagliato, ho sparato. Ho cannato, ho sparato così a cazzo, però va bene. Allora, proseguiamo. Ok, non c'è tempo. Non ho sbagliato prima, non c'è tempo e neanche ai metri che devo. Ok, proseguiamo per di qui. Ho sentito un rumore. Non c'è una segretaria? Mannaggia. Mannaggia. Io voglio andarmene. Amorici. Dov'è? Dov'è? Cani? Babbi, vieni! Ma va che cava. Ok, adesso entriamo e prendiamo l'arma. Dov'è? Dov'è? Proseguiamo. Ok. Questo gioco è veramente bello e sinceramente lo proseguirei anche. No, fa un cavolo. Ok, perfetto. Già il primo livello l'abbiamo fatto. È veramente molto, molto bello questo gioco. Devo dire che è anche ben fatto per il 1996. Per la verità, la seconda volta che lo provo. Il primo è stato provato nel 2000, ma non mi ricordavo che era veramente fatto così tanto bene. Comunque, proseguiamo. Allora, ok, serviva giusto giusto. Possiamo notare ancora che prima c'era lo sfondo a 16 bit dello. Chi è che mi sta sparando? Che bello colpire con i quadratini. Fucile a pompa. Minchia, mi ha colpito. Ah, devo. Fanno anche molto male. Cazzo, cazzo, cazzo. Minchia, gli zombie! Oh no, dove cazzo sono caduto? Oh cavolo, sono caduto nella mamma. Grazie. Che mi sta colpendo? No? Sono caduto nella merda. Madonna, quanti cazzo ce ne sono? Ah, veramente, veramente molto bello. Credo che lo proseguiremo per un bel posto il videogioco. This door is. Oh shit. No, di qua sono già passato. No, qua so dove siamo. Stiamo tornando indietro. Non c'è una mappa? No. Non c'è una mappa. Ok, abbiamo il 100%, buono. This one is.
Deve essere un modo per entrare, scusate. Serve una chiave. Un silver key. Serve una silver key. Che cazzo è la silver key? Vabbè, andiamo a nuotare. Troviamo sta silver key, no? No, non morire. No, non mi morire ora, personaggio. Se mi vai sotto però. Nuovo remix abbiamo fatto. Bene, siamo tornati al punto di partenza. Ma che bello! Mi son perso. Questo è vero che non si può aprire. Basta. Siamo completamente fottuti. Vaffanculo. Ora ho capito dove devo andare. Sai che devo andare di qua? Perché ho visto che sono usciti di qua. Forse devo andare di qui. No, di qui sono già passato perché sono proprio arrivato. Cadiamo qua. Non mi torna. Forse ho capito dove devo cadere. Devo cadere qui. Qui. Ho visto di qui un'entrata. E vai giù ancora un po'. Non mi berrei troppa acqua, sennò dopo mi muori. Allora. Sì, qua non sono mai venuto, probabilmente. Ah, eccola qua, una porta. No. Luff. No, che palle, ragazzi. Continuo ad uscire nello stesso punto. Ai, ai. Non mi morire, eh. Dai che siamo. Forse troviamo l'uscita. Forse. Magari riuscissi a saltare qua sopra. Non riesco. Non riesco, ragazzi. Che palle. Mi riporta sempre sto cazzo di punto. Niente, mi son perso. Aspetta. Cos'è questo? Non morire. Se ti andiamo di qua. Giriamo, poi giriamo. Questa porta è chiusa. Menna. Vabbè dai ragazzi, comunque vi ho fatto vedere un po' in generale com'è il gioco. Spero che il video. Spero soprattutto che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo. Mannaggia, cioè adesso che ho finito il video. No, vabbè ragazzi, comunque tanto devo lo stesso stoppare anche se ho trovato un luogo nuovo. Vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio ancora di aver visto questo video. Ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Ciao ciao.